Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di una teoria su One Piece. Vi ricordo che sono solo teorie, quindi niente di certo. In questo video cercherò di indovinare quali saranno gli scontri dei Mugiwara quando quest'ultimi si sfideranno contro la ciurma di Barbanera. Ovviamente cercherò di abbinare tali combattimenti seguendo un filo logico che accomuna i due sfidanti, ed è possibile che potrei abbinare più di un probabile scontro a Mugiwara. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Chopper contro Doku e Stronger. Ovviamente non penso che ci sia tanto da spiegare, entrambi sono dottori e quindi l'abbinamento è quasi scontato. Però ricordiamo che Doku ha il suo cavallo Stronger a disposizione e chissà quali segreti possiede tale animale. Quindi penso che Chopper verrà aiutato da un altro personaggio, così da fare un bel 2 contro 2. Forse questo nuovo personaggio entrerà a far parte dei Mugi, molto probabilmente dopo l'entrata effettiva di Jinbei. Non voglio speculare su chi sia questa ipotetica new entry, ma secondo me sarà un 2 contro 2. Usopp contro Vanugger. Anche qui entriamo nello scontato, entrambi sono i cecchini delle rispettive ciurme. Penso che se Usopp vincesse questo match verrebbe proclamato miglior cecchino del mondo. E non solo, forse sarà l'unico match dove il cecchino dei Mugiwara non avrà timore o paura nell'affrontare il suo avversario, riuscendo così a diventare un valoroso guerriero dei mari. Credo che arrivati a questo punto dell'opera, Usopp potrebbe già aver incontrato il padre ed aver visitato Erbaf, sempre se quest'ultima venisse inserita nella storia. Anzi, speriamo che la inserisca. Brook contro Lafitte. Diciamo che per Brook le cose cambiano un pochino, infatti per lui ho ben due candidati, ma iniziamo con Lafitte. Guardandoli attentamente, i due personaggi si somigliano più di quanto possiamo immaginare, infatti entrambi sono alti e molto magri. Brook lo è perché è uno scheletro. Poi possiedono entrambi lo stesso bastone, anche se quello di Brook è un bastone animato e all'interno di esso si nasconde una spada. Però non sappiamo se Lafitte possiede ancora quel bastone dopo i 2 anni di timeskip. E quindi avevo pensato ad un altro candidato per Brook, ovvero Avalo Pizarro. Proprio perché entrambi hanno nel loro soprannome la parola re. Brook è il Soul King e Pizarro è il Corrupted King. Nami contro Katarina Devon. Anche con Nami ho pensato a 2 probabili scontri. Il primo è contro Katarina Devon. Infatti abbiamo saputo che lei decapita le belle donne e colleziona le loro teste. E nei Mugiwara è proprio Nami che ha l'appellativo da ragazza super bella. Nulla da togliere a Robin. Ma secondo me Katarina Devon perderà le staffe nel vedere Nami e cercherà in tutti i modi di toglierla di mezzo e collezionare la sua testa. Però ricordiamoci che Nami è una navigatrice e nella ciurma di Barbanera il navigatore è Lafitte. Quindi è molto plausibile anche questo scontro. Franky contro Avalo Pizarro. Già parlai di questo ipotetico match nel video sul probabile frutto di Pizarro. Infatti entrambi hanno delle mani giganti e pensando che il re corrotto potesse nascondere qualche arma nelle sue, subito ho pensato a Franky come probabile candidato per quest'ultimo. Però sappiamo che il carpentiere dei Mugiwara ama la cola e nella ciurma di Teach c'è Vasco Shot, che ama anche egli una bevanda, e sto parlando del sake, quindi anche questo scontro secondo me potrebbe essere molto plausibile. Nico Robin contro Vasco Shot. Per ora non sono molto sicuro di questo match, dato che non sappiamo proprio nulla su Vasco Shot, quindi ho inserito questo scontro andando ad esclusione. Possibile anche che Robin affronti Aokiji, sempre se quest'ultimo rimanesse nella ciurma di Teach fino alla battaglia finale. Jinbei contro San Juan Wolf. Dopo aver scoperto che Wolf può ingrandire il suo corpo fino a diventare alto ben 180 metri grazie ad un potere di un frutto del diavolo, però per quanto riguarda la sua vera stazza, Wolf è grande quanto un normale gigante o giù di lì. Quindi stando a ciò, lo scontro tra Jinbei e quest'ultimo non è poi così improbabile. Anzi, penso che il Cavaliere dei Mari sia proprio l'avversario giusto per il flottello di Barbanera, perché sappiamo bene quanta potenza fisica abbia Jinbei. Inoltre avevo anche pensato ad un handicap match, come per esempio i Mugiwara contro San Juan Wolf, proprio come fecero un bel po' di tempo fa contro Odr a Thriller Bark. Sanji contro Burgess. Sappiamo benissimo quanta forza fisica abbia Burgess e penso proprio che Sanji sarà perfetto per questo scontro. Così facendo il V-Smoke dovrà vedersela con un personaggio fuori dal comune per quanto riguarda forza e difesa. Inoltre spero che arrivando a questo punto della storia Sanji continuerà ad usare la sua tuta, ovviamente modificata ad hoc da Franky ed Usopp. Zoro contro Shiryu. Dite la verità, non vedete l'ora di vedere questo straordinario scontro. Manca poco che ce lo sogniamo anche la notte. Questo match secondo me sarà il più difficile ed impegnativo per Zoro. Shiryu è così potente che riusciva a tenere a bada i mostri rinchiusi a livello 6 di Impel Down, e a volte li uccideva anche. E ultimamente abbiamo scoperto che ha ricevuto i poteri del frutto Sukesuke che lo rende un uomo invisibile. E questa non è una cosa da prendere sotto gamba. Ruffy contro Barbanera.
Questo sarà sicuramente lo scontro del secolo. Mi aspetto davvero un gran bel match. Luffy deve avere la sua vendetta contro Teach, dato che è stata colpa sua se suo fratello Ace è morto. Poi sono curiosissimo di vedere quale strategia usi Luffy per riuscire a contrastare la potenza dei due frutti di Teach. Non immaginate quanta hype ho al solo pensiero di vedere questo match. Il video è finito, questi erano gli abbinamenti che ho pensato nello scontro tra Luffy e Churma e Barbanera e Churma. Fatemi sapere cosa ne pensate e se siete d'accordo con me, oppure se avete altre idee. Inoltre volevo dirvi che ho aperto anche io un profilo Instagram. Se vi va di seguirmi troverete il link in descrizione. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pumplink, link in descrizione, e usate il codice ILGU91, avete diritto al 15% di sconto. Non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy e noi ci sentiamo in un prossimo video.